in onore di questo giorno che sta per sorgere, osiamo l'impresa a vita. Prenderemo in mano il governo, che ora non va avanti in nessun modo, né a vele né a remi. Ma come potrà una contriga di donne arringare il popolo? Meglio di chiunque altro. Ci siamo riunite qui per decidere quello che dovremo dire là. Tu, sbrigati a legarti la bamba. Ora parleranno quelle che si sono esercitate. Ma via, che di noi non è capace di parlare. Metti la barba anche tu e trasformati alla specie in un uomo. È da morire dal ridere. Che c'è da ridere? È come legare la barba ad una secchia arrostita. Il purificatore porta via la gatta. Venite, avanti. Chi prende la parola? Io. Metti la corona e buona fortuna. Sono pronta. Puoi parlare. Parlare senza bere. Ma che bere? E allora che ho messo a fare la corona? Fuori! Eri incapacissima di combinare lo stesso guaio anche lì. Perché in assemblea non devono? E come no? Devono. E vino pretto anche. Se ci pensi bene, tutti i loro decreti sono vaneggiamenti di ubriachi. Del resto, fanno pure i libagioni. E perché mai ci sarebbero tante preghiere se non ci fosse il vino di mezzo? E si ingiuriano come alcolizzati e più sbronzi li portano via le guardie. Tornate a sedere, non si imparerà nulla! Per Zeus, sarà meglio non mettersi la barba se bisogna morire di sete. C'è qualcun altro che vuol prendere la parola? Io! Metti la corona! Ormai siamo in ballo e bisogna ballare. Ma stai attenta, devi parlare bene e in modo di dire, appoggiandoti al bastone. Avrei preferito restarvene tranquilla a sedere e che qualcun altro prendesse il mio posto, una di quelli che sono abituati a prendere la parola. Ora però non posso permettere, per quanto sta in me, che una stessa si faccia nello studio un serbatoio d'acqua. Non mi pare, in nome delle tue dee! In nome delle tue dee? Cretina, ma dove hai la testa? Che c'è? Non mi pare di aver chiesto da bere. Già, ma è girato per le tue dee! Io dico che bisogna affidare il governo alle donne! Sì! A giudicare di quando si lamenta, lui deve sapere che cosa significa meno quello che sbaglia nel mio.
Venezia, dea delle partorienti, mia signora! Non permettere che scoppia un resto intasato! Non voglio diventare un pitale della commedia! Oh, ma che fai, stai facendo? Io no, stai pensando! E addosso la tua riga di tua moglie! E a quella che mi ha dato per le mani al culo! Ma tu, da dove vieni? Dall'assemblea! È già finito! All'alba! E quindi hai preso i troppi? Magari sono arrivati troppo tanti! E come va? C'era una folla enorme, mai vista, che si ammassava nella pelice! Sono pinocciata, ma arrivano già abbattiti. Era uno spettacolo vedere l'assemblea tutta piena di gente strana. Insomma, non abbiamo tenuto io e tanti altri. Quindi non prenderò niente neanch'io se ci vado adesso. Adesso, caro mio, eppure se fossi stato là al secondo canto del gallo. Di cosa si discuteva per radunarsi così tanta gente tanto presto? Oh, niente, i britanni avevano messo all'ordine del giorno la salvezza dello Stato. E subito si è truffato Leocride, il cesposo. La folla te lo puoi immaginare, brava! Come può avere il coraggio di parlare in pubblico e per di più sulla salvezza dello Stato, che non è nemmeno capace di curare la salvezza dei suoi occhi? Dopo ancora che un ragazzo dalla pelle bianca che assomigliava a Nietzsche, comincia subito a dire di affidare il governo della città alle donne. E i ciabattini cominciavano ad applaudirlo e urlare che aveva ragione, mentre i contadini mugugnavano. Perché avevano la testa per Dio? Erano in minoranza e gridavano più forte ogni bene delle donne e di ogni male. E che dicevo? Prima di tutto che sono furfante. E tu? Io non c'entro e poi che sono un ladro. Solo io. È un sicofante. Solo io. E tutto questo abbraccio. Come dargli torto? La donna diceva, accortevi a far soldi, non vado tutte le volte a spifferare i segreti delle telefoni come facciamo io e te, poi seguite il consiglio. Se per questo, anche quando non ci sono testimoni. E poi le donne si vestono vestiti, coppe, gioielli e soldi, da sole a sole, senza tirare a fregarsi, senza avere tutti i testimoni come facciamo la maggior parte di noi, è il consiglio. Giusto, giustissimo. E poi non cospirano contro la democrazia, non intentano processi, non vanno alla spia, e così via. Un mucchio di elogi sul conto delle donne. Sì, ma alla fine, che cosa è stato deciso? Di affidare il governo della città alle donne, ma è l'unica cosa che ancora non sia successa nella città. Questo è stato deciso? Sì. E quindi sono stati affidati a loro tutti gli incarichi politici? Sì. Quindi io non devo andare più in tribunale la mattina, ci andrà mia moglie. Mi dico che ormai fai alle donne, tu puoi restare tranquillamente a casa a scorreggiare. Ma vedo tutto rischio facendo della nostra dame. Se prendono loro il governo, che ci tossicano a forza... A che fare? A scopare! Allora bisognerà farcela sia per mangiare che per scopare. Brutta cosa farlo per forza. Se è interesse dello Stato, ogni uomo è tenuto a farlo. E poi c'è un vecchio detto che dice che le nostre deliberazioni, più basse e più sceme, vanno tutte a finire per il vecchio. E così sia anche di questo. A te, la nostra signora, e te tu, io vado, e tu, stammi bene. Io sono vecchio, freddo, sto questi tardi.
frega! Senti la linea gentile! Non di certo la mia amante! Non dono solo, magari! Puoi controllare! Come si fa? Puoi controllare se profumo! Perché non si può senza profumo? Io no, purtroppo! Come mai te ne sei andata a zitta al cuore delle nozze senza dirmi nulla? Mi ha mandato a chiamare di notte la mia amica che aveva le doglie! E non potevi dirmelo? Qui c'è sotto qualche imbroglio! Mica potevo infischiarmene di una partoglietta in quelle condizioni! Ma dovevi dirmelo! Insomma, mi prendi, mi lasci senza vestiti, mi butti in mezzo alla strada come un cadavere! Ci manca solo una corona e le quattro candele! Faceva freddo, lo sai che sono delicata! L'ho messo solo per riscaldarmi! E le mie scarpe e il mio bastone, come mai sono venute con te? Le scarpe le ho messe per proteggere il tuo mantello! Camminavo facendo un mucchio di rumore, come fai tu, e battevo sulle pietre col bastone! Ma lo sai che mi hai fatto perdere i soldi che avevo dovuto riscuotere l'assemblea? Poco male, ha fatto un maschietto. L'assemblea? Ma no, la donna che mi è venuta a chiamare. Ah, c'è stata assemblea. Certo, non ricordi, te l'avevo detto ieri sera. Ora sì, ricordo. Quindi, mi stai dicendo che non sai che decisione è stata presa? Io no, di certo. Ah, oh, grazie del cuore, cara mia. È stato deciso di affidare a voi la città. Per fare che? Per tessere? Ma che? Per governare? Per governare che cosa? Tutte, assolutamente tutte le questioni politiche. Erafrodite, se è così questa città sarà ben felice in futuro. E perché mai, per Dio? Per molte ragioni. In futuro nessun mascalzone potrà compiere azioni vergognose, né false testimonianze, né delazioni. Ridere, non dire questo, cara mia. Mi togli il pane di bocca così. Benedetto uomo, lasciami alla tua moglie. Non ci saranno più rapine! Sì! No! Sì! Né inviti verso i vicini! Sì! No! Sì! Nessuno offenderà! Sì! No! Sì! Nessuno sequestrerà più i pegni dei debitori! Sì! No! Sì! Nessuno sarà più nudo o povero! Sì! No! No! Sì! Per Dio, grandi cose se sono vere! Te le scorremo! Ti chiameremo a testimone! E anche lui non avrà niente da obiettare! Allora tutti andranno dalla più bella. No, invece.
perché accanto alle belle staranno le brutte e le ingagnate. Chi vuole la bella deve prima farsi la brutta. Certo, per voi la cosa funziona. Avete fatto in modo che non resti un buco vuoto. Ma gli uomini che faranno? Le donne andranno dai belli e saranno alla larga dai brutti. Ma i brutti saranno addosso ai belli nei banchetti e li terranno d'occhio nei locali pubblici. E le donne non potranno andare a letto con i fusti se prima non sono state gentili con i belli e con i brutti. Ma allora il sito del brutto si crederà bello come un pavone. Sicuramente. Questo è un progetto veramente democratico. Pensate quanto ci sarà da ridere alle spalle della gente solenne, carica di anelli, quando un qualunque ciabattone gli dirà: comincia tu, col togliti di mezzo, e aspetta, quando avrò fatto io il mio turno. Chi la coltiverà? Gli schiavi. Tu, l'unica cosa di cui dovrai preoccuparti è, quando è scoccata l'ora, di farti in bello e andare a pranzo. Ma andiamo, andiamo, così tutti mi inviteranno per essere il marito delle comandanti. Andiamo a fare risultare a quella che andrà a fare portare le piante. Consegnare la mia roba bisognerebbe essere matto e disgraziato, ma neanche per idea. Prima voglio esaminare a fondo questa faccenda. Mica posso buttare via così i miei risparmi, il mio sudore, prima di capire come si mettono le cose. Ma che significano queste annesse? Stai traslocando o gli porti ad impegnare? No! E perché le hai messe in fila? Ma che? Li sto portando in piazza secondo le leggi appena stabilite! Per lo scemo, per Dio! Perché? E ci chiedi perché? Non devo obbedire alle leggi! Quali leggi, disgraziato? Quelle appena stabilite! Ma che stabilite? Sono stupido! Uno stupido! Per essere precisi, il più stupido di tu! Perché faccio il mio dovere! E secondo te, un uomo con la testa sulle spalle deve fare il suo dovere? Senz'altro! Il cretino che sei! E voi non consegnate niente! Ce ne guardiamo bene! Piuttosto vogliamo vedere prima che cosa fanno tutti gli altri! Cosa vuoi che decidano? Stanno tutti per consegnare la roba! Ci crederemo quando lo vedremo! Ma lo dicono tutti per le strade! Sì, sì, lo diranno! Dicono che prenderanno la roba e la porteranno! Sì, sì, lo diranno, lo diranno! Sei la mia morte, non ci vuoi credere! E neanche loro ci crederanno! Che Zeus ti distrugga! Appunto, distruggeranno tutto! Ma davvero vuoi credere che chiunque abbia un po' di cervello possa consegnare la tua roba? Non sono mica le nostre usanze queste! Prendere sì, quello sì piuttosto! Basta guardare le mani alle statue, perfino gli dèi! Quando noi siamo lì a pregare che ci diano qualcosa di bene, loro se ne stanno là, con le mani aperte, pensano a prendere, altro che a dare. Lasciami fare quello che devo fare! Queste cose bisogna levarle! Dov'è la corda? Ma vuoi davvero portarle? Sì! Vieni, vieni amore mio, vieni! E resta stanotte con me, ho un desiderio ignoto che mi tormenta, e una passione incontrollabile per i periccioli. Dio dell'amore, ti supplico, fa che venga al mio letto! Vieni, vieni, vieni amore mio, vieni, o cadrò a terra morto. Voglio toccare il tuo seno, il tuo culetto. Afrodite, per te mi hai fatto impazzire per lei. Dio dell'amore, ti supplico, fa che venga al mio letto. Eppure, ho detto ben poco rispetto al mio destino d'amore. Amore mio d'oro, germoglio di Cipride, figlia delle grazie, immagine del piacere, vieni ed abbracciami, per te soffro ogni pena. Cerchi me? Cosa? Eppure pensavo stessi cercando me. Cosa c'è? E cosa vai cercando? Un tale di Segovia. E chi sarebbe? Un certo Scopas, quello che cerchi tu. Per Afrodite che tu voglio o no? Ma adesso non ce lo va a procedere con le donne oltre 60. Si rimandano a un'altra volta e per ora ci occupiamo di quelle con meno di 20 anni. Questo è il passato regime, dolcezza mia! Ora è tempo che vi occupiate prima di noi! Chi ha voglia, come le giocate dei dadi! Ma prendere non prendi mica secondo questa regola! Non capisco cosa dici, non ho bisogno di uno straccio! E Afrodite che il mio destino non ti mollerò! Il fatto è che, mia cara, ho paura del tuo amante! Di chi? Il re dei pittori. E chi sarebbe? Quello che dipinge le anfore funerarie. Ma io lo so quello che vuoi. Anch'io so quello che vuoi tu. Non ti mollerò. Oh, tu sei matta, vecchia mia. Se tu che dici sciocchezze, ti porterò a letto. Non sono mica obbligato. Non mi risulta che tu abbia versato 2 per 1000 allo stato del mio valore. Sì che lo sei. Mi piace fare l'amore con i ragazzi della tua età. A me quelli della tua età fanno schifo, non voglio. Ma sei obbligato, ti costringerò a questo. Che roba è? È il decreto che ti obbliga a venire a letto con me. Sentiamolo. Te lo dico subito.
via, per il piolo. Ahimè, non ci farò come provo, se a quel che fare. Si deve obbedire alle leggi. E se un amico, un compaesano, venisse a liberarmi? Nessun uomo ha potere giuridico. E se mi tirassi fuori con giuramento? Niente da fare. Potrei sostenere di essere un mercante. Te la farei pagare. E allora, che devo fare? Seguimi. Insomma, è proprio una necessità. Ferrea. E va bene. Comincia col preparare un letto d'origano. Stendici sopra quattro sarmenti di vite, disponi le ampolle, metti di levente e metti un vaso d'acqua davanti alla porta. Mi comprerai anche una corona? Volentieri, ma di cera, tanto appena dentro carrai stecchita. Ma dove lo stai portando? A casa mia, ma tu sei matta, alla sua età non può venire a letto con te, e tu potresti essere sua madre piuttosto che sua moglie. Se farete una legge leggera, riempirete la città di Eri. Questo lo dici per pure invidia, svergognata. Ma te la farò pagare! Te la farò pagare io! Fare l'amore con me! Povero me! Da dove sbuchi, tu strega maledetta! Ecco una disgrazia ancora peggiore di quell'altra! Ma che orrore! Non permettere che mi trascini via, ti supplico! Non ti trascino io, ma la legge! Diciamo meglio, un'infusa, iniettata di sangue e ricoperta di pustole. Su, su, vieni, amore mio, sbrigati e non chiacchierare. Vaffati tu, e prima lasciami andare a cesso a riprendere coraggio, altrimenti la paura ti provocherà qualche effetto giallo. Sbrigati, tu ho detto, la farai dentro! Anche più di quanto vorrei, temo, ma ti proporrò due testimoni che di fede. Ma che? Dove vai tu? Parte. E lei che mi trascina e dirti che mi dica chiunque tu sia per avermi salvato, ma per Eracle, Gianni, per i Garibaldi, per i Tuscoli, questa è la disgrazia ancora peggiore di quest'altra. Ditemi, cos'è questa? Una scimmia ricoperta di cimbia, una vecchia allontanata non degna di più. Non mi prendere in giro, seguimi! Da parte invece! Che mi farete a pezzi? Io non ti mollo di certo! Io! E voi come farò ad arrivare alla bella? Fatti tuoi, ma quello che devi fare insomma, da chi comincio? Dovrò pure liberarmene, non posso mica lavorare con tutte e due insieme. Ah, ma sì, basta che prima inghi una pentola di cipolle. Meno male che non fate i carcaglioli. Perché? Altrimenti a furia di tirare i primi passeggeri li avreste sbranati. Senta, sì, qui andiamo da parte invece. Questa mi lascia. Ai, non ti mollo per Dio. Anche io. Ahimè, mi trascinano. Niente da fare, bisogna impiegare il decreto di cannone. Amarle separatamente. Non posso mica lavorare con tutte e due insieme. Ah, vieni qui. Da parte invece. Non riesco a andare una disgrazia che si vuole. Guarda, che tu vuoi o no? Ben felice. Ben felice. Dovrò fare l'amore tutto il giorno e notte con questa vecchia decrepita. E quando avrò finito con quella frine che ha per faccia un'urna per l'aria, se dovrò soccombere, com'è probabile, seppellitemi all'imboccatura del porto, questa qui, spalmatemela viva di pece, saltate i piedi con piombo fuso e al posto dell'urna funeraria mettetela sulla